Buonasera a tutti, bentrovati a questo momento di preghiera insieme. Io ho cercato di raccogliere un po' le domande molteplici, molti spunti che avete come comunità cristiana portato della fede, della vita cristiana, dei temi della Chiesa, del Vangelo, e certamente non posso pretendere di dare una risposta esauriente questa sera in poche righe, diciamo così. Mi limiterò, diciamo così, a prendere come spunto il brano che il titolo di questa sera mi dà, il brano del Vangelo delle tentazioni, come è un po' in questa nostra preghiera, in questa nostra celebrazione, vero Dio e vero uomo. Noi crediamo, la nostra fede afferma che Gesù, il Figlio di Dio, è vero Dio e vero uomo. Cercheremo di comprendere attraverso il brano scandaloso per certi aspetti, lo vedremo, delle tentazioni, anche attraverso il passaggio del Getsemani e della croce, qual è il senso di questa affermazione anche per noi oggi, anche per la nostra fede. E lo farò attraverso tre direzioni, tre commenti che spero siano facilmente riconducibili al nostro cammino, alla nostra fede, alla profondità della nostra relazione col Signore Gesù. E come vi dicevo, tengo come sfondo di lettura, come orizzonte, il brano delle tentazioni con cui, vi ricordate, abbiamo aperto il cammino della Quaresima, nella prima domenica di Quaresima, e dove si dice che Gesù viene letteralmente gettato, viene catapultato nel deserto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo. Parola tentare, essere tentato, vedremo che non ha un significato, diciamo così, negativo nel Vangelo, non ha un significato moralistico, legato cioè alle tentazioni del peccato, della carne, ma ha il significato piuttosto di un allenamento. Il termine greco peirasmos, termine greco, vuol dire proprio lotta, vuol dire allenarsi, vuol dire essere provati, essere temprati. E lo faremo in tre modi, in tre direzioni. La prima, potremmo dire così, è che questo brano delle tentazioni di Gesù, e vi ricordate quando Gesù va nel deserto, appunto il diavolo per tre volte lo prova, lo tempra, di che questi sassi diventino pane, gettati giù dal pinnacolo e gli angeli ti salveranno, ti porteranno sulle loro ali, vedi tutto quello che c'è, tutto questo io te lo darò se mi adorerai, dice il diavolo a Gesù. E Gesù, come sapete, in quel brano non si limita ad allontanare la tentazione, perché questa tentazione riapparirà. Siamo soltanto all'inizio di un conflitto e di una prova, di una tensione che latente e sopita tornerà ogni tanto, riaffiorirà, non in Gesù, non soltanto in Gesù, ma nei suoi discepoli. Ma la prima idea, questo brano delle tentazioni non è un dato e un elemento pacifico nella sua omologazione letteraria all'interno del canone del Vangelo del Nuovo Testamento. Cioè, la sua presenza tradisce un certo imbarazzo, un certo disagio della Chiesa e della comunità primitiva, che si domandava quale significato potesse avere o potesse dare alla vera umanità di Gesù, a quel vero uomo dell'essere di Gesù come Figlio di Dio. Questo brano non ci presenta in effetti un'immagine
poco devota, troppo poco devota, poco dignitosa, poco riverente di colui che appunto è il perfetto Dio e il perfetto uomo. Questa formula, vero Dio e vero uomo, direbbe quasi una perfezione assoluta che non va intaccata, non va commisurata col limite e col degrado della prova e della tentazione. E poi provate a domandarvi, provate a riflettere, che bisogno c'è di presentare un Gesù che proprio all'inizio del Vangelo, nell'esordio della sua missione, subito dopo il battesimo presso il fiume Giordano, ricordate, quando il padre lo chiama il figlio prediletto, il figlio unico, l'eletto, ecco, questo si trova subito sottomesso alla prova, al rischio della tentazione, prestando così il fianco a un'immagine debole, fragile, incerta, poco propensa e incline a compiere da subito, prontamente, potremmo dire un po' rigidamente, la volontà del Padre. Ecco, questo passaggio non è immediato, vedete, non è scontato. I Vangeli, tutti i Vangeli tradiscono, i Vangeli sinottici, questa difficoltà, eppure riportano ugualmente questo brano evangelico, il farsi vero uomo del Figlio di Dio che è Gesù. Ci dice così, forse il motivo di questo inserimento di un brano come questo, l'incarnazione, il motivo dell'incarnazione, comporta il prendersi una carne che è quella di Adamo, dell'umanità tutta, quella è la sua integrale e non apparente debolezza, nella sua non finta esposizione al peccato e alla prova dei figli dell'uomo. C'era all'inizio, proprio nei primi tempi della comunità cristiana, il rischio di vedere in Gesù un'apparente umanità. Cioè la sua umanità è soltanto apparente, un modo di essere, ma che non intacca, non condiziona, non compromette la sua identità con Dio. Ecco, invece questo brano vorrebbe quasi calcare la mano sul fatto che questa è una vera umanità, cioè è sottomessa totalmente, fin dall'inizio, alla prova. Presenta i tratti di un qualcosa che non è così stabile, così chiaro, così perfetto fin dall'inizio. Anche Gesù come vero uomo sperimenta la tentazione e la prova, proprio dopo il suo essersi fatto solidale coi peccatori presso il Giordano e aver ricevuto l'unzione, il mandato del suo essere per i poveri, del suo essere a servizio del mondo. Questa è la prima idea che volevo lasciarvi questa sera. È un brano che non dobbiamo dare per scontato, quello delle tentazioni di Gesù, e che rimarrà sempre, come dire, il punto interrogativo, quasi mai del tutto addomesticato, a riguardo della vera umanità. Questo Gesù, questo Figlio di Dio, Gesù che diventa uomo come noi, prende davvero totalmente su di sé la nostra umanità. Non lo fa per modo di dire, non lo fa fino a un certo punto. Questa è la prima idea che volevo lasciarvi questa sera. Il secondo dato, o il secondo elemento, ed è quello più importante, credo, e decisivo, cioè in questo brano del Vangelo vi è un'azione prioritaria dello Spirito sul Figlio, su Gesù. Non viene prima Gesù e poi lo Spirito Santo. Nel Vangelo tutto quello che capita a Gesù è dato, è offerto, è mosso dallo Spirito. È lo Spirito che comanda a Gesù di andare nel deserto, e in tutta la vita di Gesù emergerà
l'insistente iniziativa dello Spirito del Padre a rivelare la sua vera umanità agli uomini. Cioè quasi a dire, guarda che per scoprire come Gesù diventa vero uomo per te, devi ascoltare lo Spirito che parla in lui e che attraverso di lui rivela la volontà del Padre. Gesù non è da solo, non agisce mai da solo, ma è sempre mosso sotto la pressione, in senso positivo, sotto la sollecitazione dello Spirito. Vedete, è come se l'altro vettore della tentazione fosse lo Spirito Santo. Da un lato c'è il polo tendente a questa lotta, a questa, dice, l'abbiamo chiamato così, a questo allenamento della sua umanità, e dall'altro lato invece c'è lo Spirito che spinge la sua umanità a riscattarsi sempre dalle prove, dalle fatiche, dal confronto col mondo, con l'umanità, soprattutto lo vedremo sulla croce questo. E questo credo che sia importante per noi. Questo rivela la natura umana assunta da Gesù, che non è una natura umana pura e indeterminata nella sua origine concreta, cioè la profondità di questo dato dello Spirito è che l'umanità di Gesù rivela la sua libertà. È la sua libertà come esposizione al mondo, nella posizione dell'ente finito e della sua specifica differenza da Dio. E Gesù non ha il fondamento in lui stesso, ma gli è eccedente questo fondamento, cioè fuori di sé. Va cercato altrove, viene dall'alto, viene dallo Spirito. E allora questo rivela una cosa importante per noi. Questo significa che la vera umanità di noi tutti è data dalla nostra libertà. Non è data da altre categorie. E la libertà non è qualcosa che si dà da sé, che non è immediatamente quello che noi chiameremmo il libero arbitrio, il fare quello che si vuole, quello costruito sulla pura autonomia razionale di un sapere, di un potere separato dalla fede. La libertà dell'uomo non si dà mai in maniera pura e cristallina, come un'astrazione, ma si dà sempre come effetto, come risonanza della decisione e dell'agire. E questa è la cosa più difficile che viviamo noi oggi. Il tempo della crisi, così si dice che stiamo vivendo, è proprio questo, è legato all'esercizio concreto della nostra libertà, che non è scontata. Anche per Gesù è fatta di sollecitazioni, di tensioni, di movimenti. E per noi, voi capite, l'essere liberi è molto condizionato, è molto determinato da che cosa? Dall'ambiente circostante, dalla formazione, dalla mentalità, dalla cultura corrente, dall'educazione che si riceve, dalle abitudini apprese e coltivate. E questa è la realtà di Adamo di sempre, che non nasce sotto una campana di vetro, immunizzato e allo stato puro e neutrale delle sue passioni e delle sue decisioni, ma che nasce dentro un mondo, dentro una storia che lo riguarda e che lo interpella. Vi ricordate la prima parola che Dio rivolge ad Adamo nel giardino terrestre, quando gli fa una domanda dopo l'esito, ahimè, negativo della prova? Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? È la domanda rivolta alla sua libertà, dopo che si è autodeterminata. Dunque l'idea di fondo è che Gesù, il nuovo Adamo, il vero Adamo, che reintegra
e ristabilisce la nostra umanità nella sua, non è esente dalla prova della sua concreta e realistica libertà. Sant'Agostino diceva così, interpreta tutto questo nella duplice emozione del libero arbitrio, che si trova esposto al piacere del bene, la grazia, e al piacere del male, che lui chiamava la concupiscenza, il peccato. Questa è dunque la natura storica e concreta della nostra libertà personale. Il brano delle tentazioni rivela in questo senso lo statuto storico della libertà dell'uomo, esposta e sottomessa alle normali, potremmo dire quotidiane inclinazioni del suo essere contingente, del suo essere al mondo, del suo essere dentro il mondo. E allora, stando sempre a questo brano del Vangelo, la determinazione vera della libertà si fa per Gesù davanti al Padre, davanti allo Spirito del Padre, che assume la sua umanità nella sua stessa possibilità. Gesù è, come dire, talmente preso nella sua missione che deve essere capace di dare ragioni, di dare corpo, di dare peso, di sostanziare la sua libertà. Gesù è uomo libero, è l'uomo libero per eccellenza, che dona e rinnova la libertà degli uomini. Quindi potremmo dire così, un brano indubbiamente complesso, un brano che non è difficile, ma certo che deriva da una riflessione sulla vera natura di Gesù, sulla vera natura umana di Gesù, e che mette in risalto l'essenza della natura umana, cioè la sua libertà, il doversi decidere davanti a Dio sotto la mozione dello Spirito, ma anche sotto la mozione della prova di uno Spirito che appunto non lo determina ingenuamente, non lo fa essere semplicemente per quello che è il figlio di Dio, ma che lo mette alla prova. E allora la terza direzione interpretativa è che questo brano del Vangelo anticipa e fa da preambolo alla grande prova di Gesù, che è quella della croce. È dove le tentazioni, dove tutto quello che abbiamo detto fino adesso trova qui, come dire, il suo significato, il suo vertice. Da qui si capisce la collocazione di questo racconto delle tentazioni all'inizio della vita pubblica di Gesù, facendo da inclusione con l'epilogo della passione e della crocifissione, dandone in qualche modo la giusta chiave interpretativa. Il racconto salvifico della passione della croce, come sapete, è il primo grande racconto del Vangelo. È il primo grande momento in cui, cioè, cosa succede? Che si inscrive indelebilmente la memoria dei discepoli, diventa forma scritta, forma di una ferita aperta e mai definitivamente censurata. È lì dove si gioca il discepolo, laddove la tentazione di Gesù è passata e si è trasformata appunto in quella dei suoi discepoli, quella del tradimento, della diaspora, dello sconcerto, del fraintendimento della vera immagine di Dio compromessa con quella dei suoi nemici. Anche il racconto della passione comincia in un giardino, nel Getsemani, in cui c'è in gioco l'Adamo, l'Adamo di sempre, il figlio dell'uomo, interpellato dalla parola originaria del Padre, non più nella forma del comandamento, ricordate l'albero del divieto, ma in quella della vita donata e sacrificata, l'albero della croce.
Dunque c'è un albero del divieto che non si può più capire per se stesso se non in rapporto all'albero della vita, dell'unica vita vera, dell'unica vita che conta, cioè quella del dono di sé. Perché questo è il cristianesimo, è la capacità di donare la propria vita per gli altri, senza nessun interesse. Questo è il segreto di Gesù, è il segreto, se così possiamo dire, della sua vera e profonda umanità, del suo essere figlio di Dio e figlio dell'uomo. La croce, vedete, non è solo segno di morte, di maledizione, di scandalo, di abbandono, ma luogo imprevedibile e paradossale di un padre che sacrifica a se stesso nel suo figlio unigenito pur di riscattare l'uomo, la sua creatura, anche quando questi è il suo ingiusto nemico, è il suo ingiusto persecutore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In questo senso la vera prova non è tanto il fatto che Gesù salga sulla croce e che quindi subisce quella condanna, ma molto di più il fatto che decide di non scendere da essa. Vi ricordate? Tutta la questione è giocata qui, nel punto finale. La vera tentazione esplode quando Gesù sulla croce decide di non scendere più. Potrebbe farlo, è in suo potere. A Gesù basta davvero poco: scendi dalla croce, ti crederemo. Ma ti crederemo. E vedete, continua quel malcelato, profondo senso delle tentazioni della prima ora: dai prova di te stesso, del tuo potere divino. Batti un colpo sensazionale che capovolge il tuo destino. Fai vedere chi sei veramente. Metti in scacco i tuoi nemici. Di seguito trasforma questi sassi in pane, gettati giù dal pinnacolo, prenditi tutto quello che vedi, salva te stesso. Questo è il punto fondamentale della prova di Gesù. È l'attualità del cristianesimo, è qui, si gioca qui. Ma Gesù non salva se stesso. Affida alla promessa del Padre l'esito del suo destino e della sua missione di salvatore. E questo ci rivela due cose che sono assolutamente centrali e decisive. La prima, che la radice del peccato sta nella presunzione di salvarci da soli. Salva te stesso. Ce la fai. Quello là è geloso di te. Quella che noi chiamiamo l'autosoteria, nel senso della piena autosufficienza, dell'assoluta indipendenza da Dio e dagli altri. Ricordate il fariseo e il pubblicano. Chi va a casa giustificato e chi no. E in secondo luogo si rivela la fede di Gesù, che è quella del figlio che si dona al padre, che non trattiene nulla di se stesso. La fede di Gesù non è in primo luogo, non è soprattutto una dottrina, un dogma, un insegnamento, ma la sua personalissima scelta libera di donarsi totalmente al Padre. La verità di Dio sta nella relazione mantenuta indefettibile così con la sua creatura chiamata a diventare suo figlio. La verità dell'uomo sta nella sua differenza indeducibile da Dio e che diventa qui luogo della fede e del dono totale di sé. La croce mantiene il circolo della differenza, dell'alterità, come l'orizzonte della rivelazione della fede.
nella croce e non nonostante essa noi troviamo e incontriamo la verità cristiana del Dio di Gesù. E qual è questa verità di Dio crocifissa e risorta? È un'identità assoluta e sempre uguale a se stessa, appunto, oppure un dono e una dedizione permanente e inesauribile, incondizionata ed esclusiva? Il Dio che ci rivela Gesù sulla croce è l'essere assoluto o è un amore che si dona? Identità che afferma se stessa o dedizione per la giustificazione dell'altro, anche quando l'altro, appunto, lo ripetiamo, è il suo persecutore? La stessa verità della creazione è tutta racchiusa in questo dilemma. Figli di Dio si diventa perché figli di Adamo, o figli di Adamo lo si è veramente in quanto figli del Padre che ci ama? Chi è l'uomo e chi è Dio? Non vorrei che le domande che avete fatto a me ritornino ancora in forma di domanda, ma certamente a questa forma del dono originario, dell'amore e della dedizione, noi oggi ci affidiamo sulla croce, guardando al mistero della croce, che non è la prestazione di un Dio che salva se stesso, ma che si dona senza troppe pretese e autogiustificazioni, quella forma che faccia emergere l'immagine di un Dio totalmente dimentico di sé, che non rivendica la sua onnipotenza e la sua assoluta trascendenza sull'uomo, pur di rendere salvezza e giustizia alla sua creatura nel momento decisivo della prova della sua libertà, di quell'unico Dio che, come dice Giovanni, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Perché questo è il Dio di Gesù, il Dio della fede che ci salva.